Benvenuti in questa lezione dove parleremo della scala di Si maggiore eseguita al pianoforte. Vi ricordo che questa scala ha 5 alterazioni, Fa, Do, Sol, Re e La diesis. La eseguiremo per due ottave, prima a mani divise e poi a mani unite. Per evitare, come sempre, di ripetere le stesse cose relative alle scale, vi rimando per i criteri generali alle lezioni dedicate alla scala di Do maggiore e alla scala di Sol maggiore. In questa lezione ci occuperemo della diteggiatura della scala di Si maggiore. Allora, iniziamo con la mano destra. La diteggiatura più comune prevede questa successione. Numero 1, Si. 2, Do diesis. 3, Re diesis. A questo punto ci sarà il passaggio del pollice che deve appunto passare sotto al numero 3 per raggiungere la nota Mi con il numero 1. Proseguiamo con il numero 2 sulla nota Fa diesis, 3 Sol diesis, 4 La diesis e nuovamente passaggio del pollice, quindi numero 1 Si, 2 Do diesis, 3 Re diesis. Passaggio del pollice e quindi numero 1 Mi, 2 Fa diesis, 3 Sol diesis, 4 La diesis, 5 Si per concludere la scala nel senso ascendente. Ora, giunti al Si di fine scala, torneremo indietro, proseguendo quindi in senso discendente, quindi dal numero 5 sul Si. Suoneremo il La diesis con il numero 4, 3 Sol diesis, 2 Fa diesis, 1 Mi, 3 Re diesis, 2 Do diesis, 1 Si, 4 La diesis, 3 Sol diesis, 2 Fa diesis, 1 Mi, 3 Re diesis, 2 Do diesis, e infine uno Si. Stiamo per svolgere la scala con la mano sinistra e vi ricordo che non inizia con il numero 5 come la maggior parte delle scale, ma con il numero 4. Iniziamo con il numero 4 sul Si. 3 Do diesis, 2 Re diesis, 1 Mi, 4 Fa diesis, 3 Sol diesis, diesis, 1 Si, 3 Do diesis, 2 Re diesis, 1 Mi, 4 Fa diesis, 3 Sol diesis, 2 La diesis, 1 Si. A questo punto torniamo indietro con la mano sinistra in senso quindi discendente, 2 La diesis, 3 Sol diesis, 4 Fa diesis, 1 Mi, 2 Re diesis, 3 Do diesis, 1 Si, 2 La diesis, 3 Sol diesis, 4 Fa diesis, 1 Mi, 2 Re diesis, 3 Do diesis e per finire 4 Si. Una volta memorizzata bene la diteggiatura della mano destra e della mano sinistra, potrete provare ad eseguire la scala a mani unite. Come piccoli aiutini vi farò notare alcune cose. Saranno suonati ovviamente tutti e cinque i tasti neri. Quando vi troverete ai due bianchi, due tasti bianchi di seguito, quindi questi o questi, dovete sempre suonare quello a sinistra, quindi di questi due il primo a sinistra e di questi due il primo a sinistra. Questi tasti bianchi di cui abbiamo appena parlato saranno eseguiti da entrambe le mani con i pollici, eccetto il primo Si della mano sinistra che ha il numero 4 e ovviamente sia quando sale, quindi quando inizia nel senso ascendente il verso della scala che sale, il primo Si sarà suonato con il 4 e anche quando si torna indietro, quindi nel senso discendente, quando la scala scende, sempre l'ultimo Si sarà suonato con il 4. Mentre per la mano destra il numero 5 sarà utilizzato per la nota più acuta, per il Si e quindi non il numero 1. Queste sono le due
eccezioni, quindi il 4 sul sì, il primo sì della mano sinistra e il 5 sul sì più acuto della mano destra. Per entrambe le mani, le dita da utilizzare sul gruppo dei due tasti neri, quindi questo e questo, sono il numero 3 e 2 della sinistra e il numero 2 e 3 della destra. Infatti vi troverete con queste dita. Invece sul gruppo dei tre tasti neri saranno queste qui, quindi 4, 3, 2, 2, 3, 4. Queste per il gruppo dei due tasti neri, queste per il gruppo dei tre tasti neri. Come potete vedere in questo schema, trovate sia la diteggiatura esclusiva dei tasti neri di entrambe le mani, sia l'indicazione di quali tasti bianchi dovranno essere suonati, appunto quelli a sinistra, i quali spesso li suonerete con il dito numero 1 con entrambe le mani, eccezione in questa scala di Si maggiore del primo tasto bianco che incontra la sinistra, il Si iniziale che sarà con il numero 4, e sia il Si più acuto della mano destra che sarà con il numero 5. Messe in evidenza queste particolari caratteristiche, andiamo a vedere come si svolge a mani unite. Nello schema che state vedendo ora potete osservare in modo riassuntivo la diteggiatura di entrambe le mani relativa alla scala di Si maggiore per una sola ottava. Siamo giunti alla fine di questa lezione, se vi è stata utile vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al nostro canale YouTube per essere aggiornati delle prossime lezioni.